Siamo qua con Pino Percoco, grande coach della Futura Terracina. Siamo nel post gara tra Pallavolo Minturno e Futura Terracina. Allora coach, un inizio anno amaro, un 3-0, cosa è andato che non ha portato alla vittoria finale? Assolutamente non la considero una sconfitta pesante, perché io con la mia squadra pensavo di essere ancora più penalizzato, invece l'ultimo set è stato abbastanza combattuto. Devo notare che parecchi errori sono stati commessi da noi, fermo restando la bravura delle ragazze di Roberto, quindi voglio dire che ci sono speranze per un grande miglioramento. Voglio precisare che abbiamo, ma questo non è che lo dico per togliere qualcosa alla squadra di Minturno, abbiamo un po' di problemi con l'organico, la nostra Manuela ci ha lasciato perché, lo voglio dire in diretta, è incinta di due bambini, quindi siamo contenti per lei, gli facciamo migliori auguri, ecco, però ci ha penalizzato. Aveva reiniziato dopo l'infortunio di questo periodo dell'altro anno, aveva reiniziato a marciare su 27, 28, 29 punti a partita e quindi ci è mancato un po' il faro. Come mi ha detto il vostro allenatore Roberto, che anche lui è un po' penalizzato per via di quella ragazza di Sant'Elia, mi sembra. Sì, Sabrina Di Nardi. Sì, quindi poteva essere una partita un po' più equilibrata. Mi dispiace che sia andata così, però noi dovremmo rifare qualcosa senz'altro nell'organico, vediamo che cosa ci porta la Befana. Quando si parla di Futura si parla di una grande società che lavora sul settore giovanile, infatti quest'anno un under 16 d'eccellenza che sta affrontando squadre del calibro come Roma 7 e Cisterna. Questo è un lavoro importante che praticamente saranno le prossime ragazze che faranno la Serie C, parliamo sempre di Occhio Futuro. Come presenta la Futura Terracina magari a tutti quanti il lavoro che svolge e gli allenamenti? No, ci teniamo a dire che è una società che stiamo lavorando assieme a loro per far sì che tutto ciò cresca sempre in misura esponenziale, quindi voglio dire che tutto è dovuto, pensato per i ragazzi e per le ragazze, per le giovanili, quindi questo problema di andare in eccellenza e di continuare, prossimo anno probabilmente anche una 18 vorremmo mandare in eccellenza, sarà il leitmotiv di tutti i prossimi anni a venire, insomma, e questo ci fa onore e ci inorgoglisce. Speriamo di riuscire a costruire quello che si dice un futuro giovanile per la nostra società. Anche perché si ricordano pezzi pregiati della Futura Terracina come Francesca Borelli, lo ricordiamo, Emilia da NB1 col Sabaudia, che diciamo che la società a livello nazionale, la B1 è la categoria più alta a livello dilettantistico, cioè quindi una cosa che fa gola a molti. Sì, e non solo, la nostra Francesca Borelli sta ben dimostrando il suo valore con il Sabaudia, ci risulta che anche capitana, sta anche giocando abbastanza bene, ma noi abbiamo dato anche il nostro libero dell'altro anno grazie del bono alla B2 di Terracina, nostra consorella, quindi voglio dire forse il nostro obiettivo è questo, sfornare ragazzi da passare e poi fargli fare il salto di qualità. Prossimo turno costruire Giro Volley, squadra che sinceramente io non la conosco, però ho visto la posizione loro in classifica, dovrebbero essere pressappoco come noi, quindi se noi riusciamo a risolvere i nostri problemi di gioventù, diciamo, perché sono ancora molto giovani, e sbagliare un po' di meno, credo che potremmo avere qualche speranza di portare a casa il risultato. Noi ti ringraziamo. Grazie anche a voi, come sempre, della vostra ospitalità.